Ciao ragazzi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le lezioni di grammatica di inglese. Anche quest'oggi, per questa nuova lezione, andremo ad analizzare in pillole, quindi in maniera molto rapida ma anche facile, quindi da poter utilizzare per il pratico nelle traduzioni, andremo ad analizzare le varie possibilità di traduzione dei tempi al futuro, nei verbi al futuro, dall'italiano all'inglese. Come per la precedente lezione in cui abbiamo invece parlato delle pillole relative ai tempi al passato, se non avete ancora visto il video, non ve lo ricordate bene, vi lascio qui in alto la scheda relativa dove poterlo reperire più facilmente. Quindi, come per quella lezione, anche per questa, andremo ad utilizzare una slide che fa uno schema riassuntivo di quanto appunto andremo tra poco ad illustrare. Il mio consiglio ancora una volta è quello di scaricare e stampare lo schemino che vi ho messo a disposizione, che vedete al video, il cui link per il download trovate all'interno del box delle info sotto il video. Vi ricordo che se non lo visualizzate, se vi collegate da PC dovete cliccare sulla dicitura mostra altro, oppure da altro device, cellulare, tablet e quant'altro, vi basta cliccare sul titolo del video e vi appaiono poi a scorrere tutte le informazioni relative, quindi anche il link per il download. Detto questo, quindi passiamo subito alla nostra slide. Bene, analizziamo adesso nello specifico lo schema riassuntivo relativo al futuro. Nella prima casistica abbiamo il parlare di un'azione futura generica, ovvero si parla di un'azione che si svolgerà appunto nel futuro, ma nella frase non è specificato in alcun modo quando questa cosa dovrebbe avvenire, in che modo, dove, è molto appunto generica. In questo caso, nella nostra frase, il verbo al futuro lo metteremo tramite l'utilizzo del will e il verbo che indica l'azione futura va all'infinito senza il to. Lo stesso vale anche, caso 2, per un'azione futura decisa al momento in cui si parla. Quindi è un qualcosa che non era stato programmato in precedenza. Facciamo un esempio per intenderci. Suponiamo che io apro la finestra, mi accorgo che è una bella giornata di sole e quindi di conseguenza in quel momento decido che ne approfitterò per fare un viaggio, per fare una scampagnata. Questo intendiamo per azione futura decisa al momento in cui si parla. Quindi anche in questo secondo caso, nella frase il verbo al futuro verrà posto tramite l'utilizzo del will per tutte le persone singolari e plurali, seguite dal verbo che indica l'azione futura all'infinito senza il to. Nella terza casistica abbiamo invece l'esatto contrario, cioè un'azione futura che è programmata, cioè è un'azione che io so svolgerò in futuro, l'ho deciso con molto anticipo, so esattamente come, dove, quando, cioè è particolareggiata. In questo caso devo utilizzare per costruire il verbo al futuro il present continuous. Il present continuous che è dato dal verbo to be, quindi essere, coniugato in funzione del soggetto, seguito dal verbo che esprime l'azione futura alla ing form. Lo stesso vale anche per un'azione futura il cui svolgimento è imminente, cioè da qui a breve succederà un qualcosa. Anche in questo caso la costruzione che utilizzeremo è il present continuous. Poi abbiamo invece l'esprimere l'intenzione di fare qualcosa in futuro, cioè io ho intenzione di fare questa cosa, ma non è poi detto che effettivamente nel futuro lo farò. È una mia intenzione, non c'è alcuna certezza. In questo caso, per la costruzione del futuro, utilizzeremo la forma to be going to, quindi il to be coniugato in funzione del soggetto, seguito da going to, più il verbo che esprime l'azione all'infinito. Ultimo caso che riguarda le costruzioni delle traduzioni dall'italiano all'inglese del futuro è il caso di due futuri, ho detto anche doppio futuro, nella stessa frase. Quindi nella frase principale abbiamo la presenza del tempo futuro e nella secondaria, che è quella che viene sempre introdotta da delle ricongiunzioni come if, se, when, quando, after, dopo. Quindi nella secondaria abbiamo sempre un futuro. Prima, principale, secondaria, entrambe al futuro. Bisogna fare però
una distinzione tra i tipi di futuro che sono presenti nella frase. Quindi, se nella principale abbiamo il futuro semplice e nella secondaria abbiamo il futuro semplice, per esempio, partirò nella principale e partirò se, smetterà di piovere. In questo caso la costruzione si fa con will per la frase principale, mentre il futuro espresso nella frase secondaria lo si pone al simple present. Quindi in italiano è come se fosse partirò se smette di piovere. Il secondo caso è quello in cui nella frase principale abbiamo sempre il futuro semplice, poi la congiunzione, e nella secondaria il futuro anteriore. Esempio pratico, partirò se avrà smesso di piovere, quindi futuro anteriore. In questo caso il futuro semplice della principale lo traduciamo sempre con will. Il futuro anteriore della secondaria non va più al simple present, ma utilizzeremo il present perfect, che è dato dal verbo to have, coniugato in funzione, del soggetto, seguito dal participio passato del verbo che esprime l'azione. Bene, quindi avendo adesso il nostro schemino riassuntivo, la nostra slide stampata alla mano, per ciascuno dei punti che abbiamo poc'anzi analizzato, facciamo subito degli esempi pratici di traduzione dall'italiano all'inglese. Partiamo dal punto 1, quindi azione futura generica, non so dove, come, quando questo qualcosa si svolgerà. Supponiamo di dover tradurre la frase: andrò al mare. Quando? Non lo so, dove? Non lo so. È generica. Quindi devo utilizzare il will. La mia frase tradotta diventerà I will go to the seaside. Casistica numero 2. Abbiamo l'azione non programmata, ma un'azione futura decisa sul momento in cui si parla. Come abbiamo già detto, apro la finestra, mi accorgo che è una splendida giornata di sole e decido che andrò, in quel momento lo decido, andrò in spiaggia. Quindi la mia frase tradotta diventerà What a beautiful sunny day! I will go to the seaside. Passiamo invece alla casistica numero 3, quindi abbiamo un'azione futura programmata, ben dettagliata. Supponiamo di dover tradurre la frase la prossima settimana andrò in spiaggia tutte le mattine. Quindi devo utilizzare il present continuous e la mia frase tradotta diventerà Next week I'm going to the seaside every morning. Casistica numero 4, azione imminente che sta lì lì per compiersi, utilizzando sempre il present continuous. Tra 10 minuti partirò per la spiaggia. Quindi, in 10 minutes I am leaving for the seaside. Caso numero 5. È quello dell'esprimere l'intenzione di fare un qualcosa che poi non è certo che però farò e quindi devo usare il to be going to. Per esempio, domani ho intenzione o anche avrei intenzione di andare in spiaggia. Quindi la mia frase tradotta diventa I am going to go to the seaside tomorrow. Arriviamo adesso ai casi del doppio futuro. Partiamo dal primo caso, futuro semplice nella frase principale, congiunzione, e futuro semplice nella frase secondaria. Ricordiamoci, nella principale avverremo il will, nella secondaria il simple present. Quindi andrò al mare, quindi in spiaggia, se smetterà di piovere. Quindi la mia frase tradotta diventerà I will go to the seaside if it stops, simple present, raining. Secondo caso, futuro semplice nella frase principale, congiunzione e futuro anteriore nella frase secondaria, che verrà tradotto con will per il futuro nella frase principale
e invece con il present perfect nella frase secondaria. Quindi andrò in spiaggia se avrà smesso di piovere. La mia frase tradotta diventerà: I will go to the seaside if it has stopped, present perfect, raining. Bene, direi per questa lezione è tutto. Provate anche voi ad esercitarvi a tradurre delle frasi dall'italiano all'inglese utilizzando lo schemino che avete sotto mano. Comunque, per qualsiasi dubbio o perplessità, io sono sempre a vostra disposizione. Lasciatemi i vostri commenti al di sotto del video e anche eventuali richieste per altri argomenti che volete vengano affrontati nei prossimi video. Aiutatemi anche a far crescere il canale, iscrivetevi e comunque lasciate un pollice in su al di sotto del video. Per questa lezione è tutto, ci vediamo martedì prossimo con la nuova lesson e a presto. Bye!